Maria se n'è accorta, alla De Filippi non è davvero sfuggito quel particolare. E ora pure i telespettatori lo sanno. Nonostante vada in onda da tantissimi anni ormai, a ogni sua edizione Uomini e Donne fa sempre ampiamente parlare di sé. E lo fa anche quando, a onor del vero, non va in onda. Non per nulla pure quando chiude i battenti a maggio, per dare il via alla lunghissima pausa estiva, ecco che i suoi protagonisti tengono banco sul web e in particolare sui social. Qui generalmente sono molto attivi e tendono a raccontare ai fan la loro vita vacanziera, oltre che tenerli aggiornati sulle proprie vicissitudini amorose. E ciò vale sia per chi ha fatto parte del trono classico che di quello over, sebbene la divisione fra i due ormai non sia più tanto distinta. Basti pensare, ad esempio, che una storica dama del parterre, come la bellissima Ida Platano, è salita lo scorso anno sul trono per l'immensa gioia dei suoi estimatori, compresi chiaramente quelli della prima ora. Peccato che la sua esperienza da tronista si sia conclusa con un nulla di fatto. Ora è tornato in studio, con la speranza di parlare con lei, il suo corteggiatore Mario Cusitore, che però ha trovato la splendida Cristina ad attenderlo dopo che si erano sentiti nel corso dell'estate e che lui alla fine si era tirato indietro quando si era organizzata una cena. Nel parterre presenti anche due ex frequentanti della Platano, quali Diego Tavani e Marcello Messina. Maria se n'è accorta, i protagonisti sono stati smascherati in studio. Inoltre, nel corso della seconda e seguitissima puntata della nuova stagione, si sono rifatti rivedere Alessandro Vicinanza, anche lui ex della parrucchiera ormai bresciana di adozione, con la sua meravigliosa dolce metà. Stiamo chiaramente parlando di Roberta di Padua. Il loro amore prosegue a gonfie vele, tant'è che lei ha pure deciso di fargli conoscere suo figlio. Lui, dal canto suo, ha speso parole al miele per lei nonché per l'ex marito della dama, nonché padre del ragazzo, sostenendo che sia un genitore molto presente. Fatto sta che come hanno fatto capolino in studio, per la gioia pure di Tina Cipollari e soprattutto di Gianni Sperti, Maria ha notato un aspetto che li accomuna e che pare lei noti sempre in là in generale. In poche parole, come anche sostiene Gossip e TV, la regina indiscussa delle reti Mediaset, sottolinea sempre, chiaramente se la situazione lo consente, di come sia dimagrita una persona quando ritorna alla sua corte. Lo ha fatto in primis rivolgendosi a Roberta, sottolineando la sua strepitosa forma fisica, e poi a lui che ora porta i capelli un pochino più lunghi rispetto al solito. Nella puntata precedente invece aveva fatto la stessa identica constatazione quando ha fatto ritorno nel parterre dei cavalieri, dopo una lunga e super chiacchierata assenza, l'affascinante Armando incarnato. Insomma, a quanto pare, come scherzano anche molti utenti sui social, la vedova Costanzo avrebbe questa piccola e, nel contempo, innocente fissazione.